cominciamo bene. Allora, ok, bando alle ciance. Siamo qua con Andrea di Drivi Vario. Ciao. E non è che ci ha portato un altro Ferrari, o no? Cos'è sei portato, Andrea? Un altro Ferrari? Ho portato un altro Ferrari. Ci ha portato un altro. Sì. Bravissimo, ci ha portato un altro Ferrari che ha realizzato e costruito sempre per le sue fantastiche mani e la sua professionalità. Per che cosa? Per dei? Per dei Lugubris. Lugubris, vi ricordate i Lugubris? I mi pare 9 esemplari che ho nei box, appunto, che ho acquistato per una futura riproduzione di Lugubris. Ecco, a lui gli sono piaciuti tantissimo come me, quindi ci siamo messi insieme e lui solo lui, perché lui li ha realizzato, ha creato quel fantastico terrario che adesso andiamo a vedere che cosa ha fatto e cosa ci ha messo dentro. Dammi un pupazzetto. Andrea, siediti su Bob, perché Bob è la sedia. Bob è la sedia. Voi lo sapete che Bob è la sedia, Bob, quindi adesso Andrea si siede sulla sedia e ci spiega. Dammi un cubone. Prendilo, prendi quello che vuoi. Cubone, prenditi Pokémon, prendi quello che vuoi. Allora, taglio. Questo è un terrario 40x40x60. E qui è successo che quando abbiamo finito di registrare questa clip, mi sono reso conto che Andrea avrebbe potuto registrarla senza mascherina. E quindi l'abbiamo rifatta senza mascherina. E questa è stata la reazione di Andrea quando gliel'ho detto. Ah! Si vede il cubone. Sì, si vede. È pezzi importante il cubone. Sì, vede. Musa ispiratore. Giusto. Questo è un terrario 40x40x60 in vetro. Per realizzarlo ho utilizzato dei tronchi di edere essiccati. Ho messo un paio di bromelie come piante epifite e come pianta che useremo per copertura dello sfondo del ficus pumila, che andrà poi a creare anche dei nascondigli in più per i lugubris. Sul fondo, oltre a delle piante terrestri, ho messo una piccola felce, una begonia. Come substrato ho usato un insieme di torba, fibra di cocco, sabbia, corteccia e sfagno, in modo da creare un substrato leggero e che non si impacchi troppo di acqua e che quindi permetta ai detritivori, cioè onische e collembole che abbiamo utilizzato, di sopravvivere, riprodursi e soprattutto gestire la quantità di deiezioni che avremo con tutti i geghi che andremo ad ospitare in questo terrario. Seguitemi sulla mia pagina Instagram Drevivariums e scrivetemi pure se avete qualsiasi domanda o se volete un preventivo e continuate a guardare i nostri video. Ciao! Perfetto. Grazie comune. Ma dai, ce l'abbiamo fatta. Io ho appena finito di registrare una piccola clip con Andrea, è esausto. Mamma, è esausto. Diventare famoso. Mamma. È esausto, non è abituato, ma neanche io, non siamo abituati a queste cose qua. Però io sono pelato, devo mettere il cappello, io sì. Ok. Ciao. Alla prossima clip. Alla prossima. Alla prossima clip. Ciao. Sei troppo alto, Andrea. Ok, siamo di nuovo in sella a Bob e andiamo a mettere finalmente i Lugubris all'interno del terrario che ci ha appena portato Andrea. Quindi abbassiamo Bob, lo portiamo a livello terrario, ha la magia degli effetti speciali e andiamo a sistemare i Lugubris al nuovo terrario. Andiamo, veloci. Ok, modalità ripresa all'interno del terrario e adesso io vado a prendere i box e cominciamo a mettere dentro i Lugubris. Vai piccolino. Oh, questa qua è un bel po' più grossa. No, di là. Bravissimo. E siamo a quota 3. E la numero 5 è andata. È il primo box che abbiamo svuotato. 6. 7. 8 e 9. Ecco, abbiamo liberato tutti i Lugubris, tutte le Lugubris all'interno del nuovo terrario. Guarda come si mimetizzano con il legno.
Ok, sto finendo di montare il video con Andrea del terrario dei Lugubris e ho deciso alla fine del video di montare, appunto, mettere questa clip qua dove vi faccio vedere l'aggiornamento, ovvero com'è adesso il terrario dei Lugubris, perché è passato un po' di tempo, saranno passate 3-4 settimane, almeno un mesetto buono è passato perché non si moriva così di caldo quando abbiamo registrato quel video. E quindi adesso andiamo con Bob, andiamo a vedere il terrario dei Lugubris com'è adesso. E oggi, che giorno è oggi? Il 30 di giugno, 30 di giugno, si muore di caldo. Spento i ventilatori per registrare quella clip qua, ma me ne sto già pentendo. Andiamo a vedere il terrario, andiamo. Ok, andiamo a vedere il terrario. Andiamo di non schiantarci che non c'ho ancora la patente per Bob. Eccolo qua. Vedete che c'è già qualche cambiamento, quindi qualche pianta in più. Eh sì, vuol dire che è ripassato Andrea nell'arco del tempo ed è venuto a metterci le sue manine. Né Andrea? Si è venuto a metterci le manine nel terrario. Che piante hai messo? Andiamo a vedere. Come potete vedere, il terrario è cresciuto, le piante sono cresciute, ne sono state aggiunte altre durante il tempo. Le bromeglie stanno crescendo, hanno ramificato. È stato aggiunto anche del muschio sfagno e altre liane, altre edere all'interno, e sono riuscito a mettere una mostera all'interno di questo terrario. Guarda qua, sta già facendo anche la sua prima foglia nuova. Anche quella sta facendo la sua prima foglia nuova, eccola lì. Fondo super mega attivo, ci sono 1000 collemboli isopodi che girano qua all'interno. I Lugubris si sono abituati molto molto bene al terrario, tant'è che si vedono, eccolo lì uno, tant'è che si vedono molto poco, e lì ce n'è uno lì, riesco a farvelo vedere, non lo so, eccolo lì, è lì dietro, e si sono abituati molto bene, escono di notte a smangiucchiare. Lì ho messo tutto il muschio sfagno per mantenere più umidità durante questo periodo di caldo, in modo che abbiano sempre dell'acqua umida dove andare a idratarsi. Eh sì, come potete vedere il terrario è in piena evoluzione, le piante ramificano, crescono, i Lugubris si stanno abituando e stanno entrando in simbiosi con tutto il terrario che Andrea ha realizzato e anche con le varie piante che sono state aggiunte in seguito. I Lugubris stanno tutti bene e porterò ovviamente i vari aggiornamenti nei prossimi reti vlog dopo appunto l'uscita di questo video. E vi ringrazio, vi saluto, anche da parte di Andrea che oggi purtroppo non è qua con me a registrare questa piccola clip, ma vi lascio con due traspezioni di dietro le quinte molto divertenti che sono capitate, sono successe e io ho tenuto da parte quando Andrea era qua e avevo registrato il fantastico video che voi avete appena visto. Da Michael di Bassi Garden un grandissimo saluto, vi auguro una felice estate. E probabilmente questo qua sarà l'ultimo video pubblicato del canale di Bassi Garden per quanto riguarda il mese di luglio, agosto, non so quando uscirà. Quindi noi ci rivediamo a settembre, speriamo con un clima un po' più tranquillo. Sto morendo. Grazie mille a tutti e godetevi le clip del dietro le quinte. Ciao e buona estate a tutti. Statevi bene. Attenzione al sole che scotta, mettetevi la crema. Ciao ciao, non divertitevi troppo. Ciao, ciao ciao. Metti quello che vuoi. È presente? È tipo il Re Leone. Ma quante noci splendide, anche più belle di te. Lui è già partito quando tu vuoi, okay. Tu vai. Questo stai registrando tutto. Sì, tanto poi io taglio io. Madonna, Elena, non riusciamo a vedere. Ah, seguitemi sul mio...